Buon pomeriggio amici telespettatori e benvenuti alla nostra diretta durante la quale seguiremo la manifestazione a Campobasso per la sanità pubblica e contro i piani operativi disegnati dal governatore e commissario ad acta Paolo Frattura, una manifestazione che sta per aver inizio. Infatti in piazza San Francesco a Campobasso stanno arrivando le persone o sono già arrivate, stanno comunque arrivando anche in pullman da tutta la regione per partecipare a questa iniziativa e praticamente la sanità è di tutti, non è e non può essere una merce di scambio, è questo il senso della manifestazione, è questo lo slogan, manifestazione che è stata organizzata dal Forum per la salvaguardia della salute pubblica, della sanità pubblica, Forum al quale hanno aderito diversi movimenti, associazioni, ma anche medici, infermieri, operatori sanitari, sindacati, studenti, semplici cittadini, anche amministratori e esponenti politici. La sanità è un diritto sancito dalla Costituzione, hanno ribadito dal Forum negli incontri organizzativi della manifestazione, tutti indistintamente devono ricevere allo stesso modo le cure, devono avere accesso ai servizi essenziali, la sanità non può essere privatizzata e dicono no ai tagli per fare cassa e dunque per risanare il debito. Come dicevamo, tutti ribadiscono che la sanità deve essere pubblica, questa manifestazione segue quella che c'è stata a Isernia molto partecipata. Intanto prego la regia, se è possibile, di vedere anche qualche immagine di Piazza San Francesco. Ecco, la vediamo dove ci sono già le bandiere, c'è la gente e sono pronti a partire. Ci sono i palloncini e ci sono le bandiere dei sindacati, ma anche delle associazioni. Tanta gente, dicevamo, che sta per arrivare ed è arrivata da tutta la regione, anche con i pullman che sono stati organizzati dai movimenti e dai sindacati. Il disegno, il piano sanitario disegnato da Frattura ha generato uno scontro fortissimo e durissimo all'interno della società civile, uno scontro che vede da una parte il governatore, commissario presidente, dall'altra i cittadini, la gente, il forum, e non sono pochi coloro che vedono in questa manifestazione non soltanto una manifestazione in difesa della sanità pubblica, ma anche contro i 3 anni di questo governo regionale, della sua politica in tema generale di lavoro, di turismo, di cultura, di sociale, che definiscono un fallimento, una politica che è vista come arroccata nel palazzo, distante da quelli che sono i cittadini e i bisogni dei cittadini. Manca un confronto, dicono anche, hanno detto i sindacati e molte associazioni e movimenti, manca questo confronto, manca un coinvolgimento su quelli che sono i piani, non soltanto della sanità, ma di sviluppo in generale di questa regione. Vedo già pronto, ho visto pronto Pasquale Di Bello che seguirà in diretta il corteo, con lui ci sono i nostri operatori Daniele Ricciuto e Michele Pece. Allora io do subito la linea a Pasquale Di Bello per darci un po', per raccontarci l'aria che c'è, che si respira in Piazza San Francesco, per dirci quanta gente c'è o è attesa e ovviamente quale sarà il percorso di questo corteo che si chiuderà in Piazza Municipio con i comizi. A te la linea Pasquale, allora, che vedo già con un ospite, il sindaco di Larino, mi pare. Sì, Tonino, buonasera ai nostri telespettatori qui da Piazza San Francesco. È circa mezz'ora che si stanno raccogliendo comitati, associazioni attorno al Forum per la Salute Pubblica. Noi abbiamo subito un ospite, farei parlare lui immediatamente poi per il successivo commento, il sindaco Notarangelo di Larino. Sindaco, il Vietri praticamente scompare con la riforma Frattura, il comitato si è mosso, ci sono stati anche degli esposti in procura. Qual è il senso di questa sua presenza e cosa fa l'amministrazione? Allora, siamo qua in piazza per ribadire un favore verso la sanità pubblica e la contrarietà alla privatizzazione della sanità molisana.
noi pensiamo che sia possibile una sanità di qualità e pubblica, e non solo sia possibile, ma sia dovere di chi amministra le genti del Molise garantire una sanità di qualità e pubblica. Crediamo che i piccoli ospedali, Larino, ma anche Venafro e Agnone, possano essere salvati e possano rendere servizi alle genti di quelle aree. Così come vanno potenziati e migliorati i servizi poi nei grandi ospedali, Campobassi, Isernia e Termoli, per garantire la copertura totale della regione. Noi crediamo che se ci sono degli sperperi questi vanno sicuramente eliminati, certamente chiudere un ospedale non è uno sperpero ma un servizio che si nega ai cittadini molisani. Larino ha tante eccellenze, dall'iperbarica all'oculistica, non si capisce né una riduzione né tantomeno la loro chiusura. Ecco, Frattura in campagna elettorale parlava del Vietri di Larino come un presidio per l'oculistica. Scompare dal piano sanitario preparato da Frattura proprio questo fiore all'occhiello di tutto il Basso Molise e di tutto il Molise. Insieme al reparto di oculistica scompaiono tutti gli altri. Di fronte a questo braccio di ferro, quali saranno le ulteriori mosse? In piazza c'è moltissima gente, sono arrivati 2-3 pullman addirittura anche da Larino, oltre ad altri cittadini che sono venuti privatamente. Cosa farete però per contrastare questo disegno? Allora, per l'oculistica non è un fiore all'occhiello soltanto di Larino, del Molise, io penso di tutto il centro-sud Italia, e rende servizio non solo alla regione Molise ma anche alle regioni confinanti. In effetti nel piano operativo non si parla dell'oculistica né in termini di chiusura né in termini di mantenimento. Certo, quell'assenza è anomala e va chiarita. Qualche rassicurazione l'abbiamo ricevuta dalla struttura che si sta occupando della riforma della sanità. Io mi auguro che sia possibile la salvezza dell'oculistica così come la salvezza del Vetri. Se siamo in piazza è proprio per dire questo e per chiederlo a gran voce e per far capire che noi non rinunceremo all'ospedale. Io credo che l'ospedale, che ha rappresentato anche un'ancora per il Basso Molise nel momento degli eventi sismici, così come in altre occasioni particolari della storia della nostra regione, non possa essere chiuso. Ricordiamo che alcuni decenni fa, all'inizio del secolo, addirittura chiuso l'ospedale di Campobasso, per alcuni mesi l'ospedale di Larino fece una funzione supplente. Quindi gli ospedali devono essere mantenuti tutti e sei, la regione se li può permettere. Ecco, Sindaco, la Regione Molise con un colpo di mano, con un emendamento approvato nottetempo, ha praticamente cancellato alcuni articoli della vecchia legge sulla sanità in Molise, rendendo di fatto vano il ricorso che c'era stato al TAR da parte del Comitato Vietri, che dava ragione a questo comitato e che quindi ordinava alla Regione di ripristinare quello che aveva tagliato. È stato fatto questo? Lei politicamente come la giudica questa manovra? Ma il ricorso fu presentato anche dal Comune di Larino oltre che dal Comitato. Io credo che c'è una statuzione del giudice al di là delle norme successivamente abrogate, e a quella statuzione bisogna attenersi. Le leggi e le decisioni dei giudici sono fatte per essere rispettate, non sono opinabili. Comunque valuteremo anche questo profilo con il legale dell'ente. Io penso che ad ogni modo il problema sia anche e soprattutto politico. Bisogna valutare come poter riorganizzare la sanità e garantire ai cittadini del Basso Molise una sanità di qualità, tenendo conto che il Basso Molise non ha strutture private e l'ospedale di Termoli da solo non ce la fa. L'ospedale di Larino, con gli accessi al pronto soccorso, ha dimostrato di essere una sorta di retroguardia anche per l'ospedale di Termoli, per evitare emorragie presso i pronto soccorsi di Vasto o di San Giovanni Rotondo. Quindi una funzione anche necessaria ai termini economici per la sanità molisana. Bene, ringraziamo il sindaco di Larino. Tonino, abbiamo visto Pasquale, altri sindaci, il sindaco di Venafro, il sindaco di Casa Calenda, contiamo di intervistare. Allora Pasquale, ti chiedevo di, mentre tu parlavi, comunque di pregare l'operatore di inquadrare il corteo. Tu parla e dici un po' le sensazioni, più o meno quante persone già ci sono in piazza, ma comunque di inquadrare la gente che sta per partire, perché qui da studio insomma si vedono tante persone, sembra ci siano davvero tantissime persone, non soltanto davanti la chiesa ma anche nel piazzale lungo la strada. Sono arrivati da tutta la regione, da Isernia, sono arrivati da Larino, sono arrivati da Termoli, dicevi da Casa Calenda, insomma ci puoi dare un resoconto più dettagliato, perché tu sei lì sul posto, insomma lì ci sono anche studenti, vedo bandiere anche di sindacati, ma non solo.
Allora Tonino, qui in piazza ci saranno al momento un migliaio di persone, è il risultato di un lungo lavoro, hanno aderito a questa manifestazione, ricordiamolo per chi è all'ascolto, l'Associazione Libera, l'Unione Studenti, la FIOM, il Sindacato dei Metalmeccanici, l'Osservatorio sulla Legalità Molisano, la CGIL, gli Indignati, l'Associazione Primo Marzo, il Movimento 5 Stelle, la Fondazione Don Milani e poi i comitati dei vari ospedali, Vietri, Cardarelli, Santissimo Rosario, Veneziale, il San Timoteo ha lasciato libertà di partecipazione ai propri aderenti ed è presente anche Agnone. Sono presenti inoltre numerose, quasi tutte le associazioni di quartiere del comune di Campobasso. In piazza ci sono cori, l'atmosfera, nonostante il tema drammatico, è festante, però ci sono anche notevoli schieramenti, una forze di polizia a mio giudizio anche come dire, troppo massicce per una manifestazione dai toni totalmente pacifici. Ho vicino a me uno dei protagonisti di questa battaglia, Emilio Izzo, che è come dire un fautore di moltissime battaglie qui in Molise, tra cui anche questa sulla sanità. Izzo, lei è in piazza anche oggi come in moltissime altre occasioni, viene da Isernia, qual è il suo punto di vista a questo punto, cosa fare per contrastare questo disegno di riforma sanitaria? Bisogna fare questo, bisogna scendere in piazza, altrimenti questi signori dalle poltrone non impareranno mai, capiranno sempre a loro modo che la gente ci sta, e invece scendendo in piazza capiranno che non ci stiamo, e capiranno che non ci stiamo non solo sulla politica della sanità, capiranno che qui ci sono un sacco di persone che hanno perso il posto di lavoro e ci si ammala anche per quello. Allora le cose vanno messe insieme, bisogna capire che questo governo regionale ha finito e ha finito anche male, devono andare via. Izzo, i temi della manifestazione si incrociano anche con la campagna elettorale di Isernia, lei è uno dei protagonisti, si vedono anche altri sindaci, nel suo programma ci racconta che cosa ha scritto a favore della sanità molisana ma soprattutto di quella isernina. Ovviamente noi lo sappiamo, i comuni rispetto alla sanità possono fare poco, ma invece è un punto ben preciso. Noi abbiamo un osservatorio sulla sanità. L'osservatorio significa avere un occhio attento su quello che accade nei nosocomi cittadini e intervenire nei momenti giusti, non mettersi la fascia tricolore e poi stringere accordi con il presidente di turno. Questo è solo uno dei punti. Gli altri è che i sindaci o i candidati che sono oggi qui non sono gli stessi del sottoscritto che sta 365 giorni sul territorio. Farlo l'ultimo giorno lascia anche qualche problema, ma adesso non mi interessa oggi. Oggi l'interesse è che ci siamo tutti per ricordare a questo governo regionale che deve andare assolutamente via. Non c'è più spazio per loro. Hanno fatto male e continuando così potrebbero veramente metterci in ginocchio. La sanità, in modo particolare oggi, lo ribadiamo, è stata svenduta. Noi non possiamo permettere questo e per questo c'è tanta gente comune, al di là di quelle che sono le elezioni, al di là di quelle che sono i proclami. Oggi c'è una necessità, difendere un bene pubblico e collettivo. Ecco, Pasquale, bene, grazie adesso... a Emilio Izzo. Ecco. Proseguiamo all'interno del corteo che è ancora fermo. Sì, dicevo Pasquale, trova anche le persone, i cittadini, ma anche gli operatori sanitari che comunque stanno protestando, ne vedo tantissimi, ci sono ovviamente rappresentanti di movimenti, rappresentanti politici, candidati come abbiamo visto con Emilio Izzo, ma vedo tantissime persone, cittadini e sindacalisti, ecco, con te vedo Basile, ecco Pasquale, a te di nuovo la linea. Ecco, sì, abbiamo raggiunto Carmine Vasile che è in prima fila come sindacalista in questa battaglia. Ricordiamo a beneficio di chi ci ascolta che uno dei tagli fortissimi di questa riforma è soprattutto sul personale, un blocco del turnover che è stato addirittura prorogato fino al 2017, quindi tagli ai servizi, tagli al personale. Il sindacato è in prima linea su questa battaglia, quali sono le azioni che mettete in campo e che cosa rispondete a Frattura? Intanto speriamo che questo piano venga rivisto e ci sia lo sblocco del turnover, perché se ciò non accadesse gli ospedali chiudono non per la riforma ma chiudono perché mancherà il personale.
Lei è un operatore del Cardarelli, le chiedo anche un parere su questo progetto di integrazione che poi, anche da quanto lei stesso ha dichiarato, è uno smantellamento di tantissimi reparti. Allora, se questa integrazione doveva significare un raddoppio delle prestazioni, ci potevamo anche stare, si poteva anche vedere come compatibilizzare le due cose. Invece questo mi sembra quasi un abbraccio mortale, perché comunque il taglio del Cardarelli è indiscriminato, c'è una riduzione del 50% delle unità operative complesse oggi previste, e dopodiché c'è il taglio pure presso la fondazione. Mi spiego meglio: se oncologia e cardiologia dovevano essere tagliate di qua per essere potenziate da quella parte, si poteva anche discutere, si poteva anche vedere come potevamo compatibilizzare le due cose. Invece no, comunque si taglia di qua e comunque si taglia pure da quell'altra parte, e si tagliano le prestazioni ai cittadini, ma si taglia sicuramente il personale. Ecco, sul fronte sindacale si nota qualche defezione, non c'è quella compattezza che ci si aspettava. Quali sono i punti di criticità? Come mai? Ma io parlo di casa mia, il sindacato che rappresento io è sul fronte perché non si può stare zitti di fronte a uno smantellamento come questo. Ci viene proposto un vero e proprio smantellamento, e io mi lamento come sindacalista, ma più di tutto come lavoratore della sanità, ma più di tutto come cittadino. Io dove troverò la risposta di sanità se viene smantellato tutto quanto? Bene, con questo quesito riprendiamo il nostro percorso, ringraziamo Carmine Vasile, cerchiamo di far parlare adesso qualche cittadino, sentiamo il parere di qualche cittadino. Lei è qui, manifesta da dove viene? Da Montenero di Bisaccia. Da Montenero di Bisaccia. Il Molise si sta riducendo ad un colabrodo con questa riforma. Qual è l'umore del Basso Molise? Che cosa lei chiede alla politica? Chiede alla politica, insomma, di fare un po' di avere un buon senso. Avere un buon senso contro... che ci stanno portando a favore della sanità privata a discapito di quella pubblica, e questo non è possibile. Ecco, lei vive in una zona di confine, ha detto viene da Montenero di Bisaccia. Sappiamo, e non è un caso, che si sta rafforzando notevolmente l'ospedale di Vasto. Probabilmente per buona parte dei bassomolisani, compresi gli abitanti di Montenero di Bisaccia, a questo punto è più opportuno andare in un'altra regione che restare in questa. Sì, è vero. Già adesso per molte prestazioni siamo costretti ad andare a Vasto, addirittura a Chieti, perché comunque l'ospedale di Termoli, alcune prestazioni ci vuole tanti mesi per farle, insomma, ecco. I problemi sono tanti, insomma, ecco. Bene, grazie, ringraziamo questo manifestante. Proseguiamo all'interno del corteo, che è ancora fermo qui in Piazza San Francesco, e lo diciamo per chi ci ascolta, proseguirà lungo via Crispi, poi in via Mazzini e finirà in piazza Municipio, dove ci saranno degli interventi finali, un comizio al quale parteciperanno i vari rappresentanti delle associazioni, ma soprattutto i rappresentanti del Forum per la Legalità per la Salute Pubblica, che è stato quello che ha voluto questa manifestazione, che l'ha organizzata e che ha fatto da coordinamento. Ricordiamo che l'impulso finale a marciare c'è stato dopo la divulgazione in forma ufficiale del piano operativo 2015-2018 proposto dal presidente Frattura per mesi e mesi. Questo piano è stato nel cassetto, nessuno lo ha conosciuto, poi miracolosamente, dietro sollecitazione della quarta commissione consiliare, è spuntato fuori, e lì si sono capite tante cose, soprattutto il taglio ai servizi sociali. Ricordiamo alcuni termini che fanno veramente riflettere, i numeri parlano al di là di ogni cosa: sono stati tagliati i servizi sociali, sono stati addirittura tolti 300.000 euro per l'assistenza domiciliare ai bisognosi di pannoloni. Siamo arrivati a questo, e i costi spesi invece per la politica: spendiamo ogni giorno 11.000 euro solo per gli emolumenti e per le
indennità dei consiglieri regionali. Ma sentiamo ancora qualche altro cittadino. Vediamo qui dietro lo striscione del Movimento 5 Stelle. Da dove venite? Da Isernia. Ecco, Isernia è uno dei punti critici di questa riforma. Che cosa chiedete, che cosa volete che faccia la politica? Siccome noi siamo i cittadini che paghiamo più di tutti la sanità pubblica, non siamo serviti per quello che paghiamo a dovere. Vogliamo almeno che una sanità equa e che ci assicuri, che assicuri la gente per quello che noi diamo, per la cosa pubblica. Ecco, diceva, vi battete per la sanità pubblica, ma questa riforma sembra andare in segno contrario. No, la sanità privata deve essere solo complementare a quella pubblica, quindi ci deve stare un ben collegamento di entrambi, ma equo, che il cittadino, specialmente quello alla base proprio che non può sostenere certe spese, deve essere tutelato. Bene, questo è uno dei temi caldi, quello della preferenza chiara nel nuovo piano operativo verso la sanità privata. Ecco, ricordiamo tu, che ci sono dei tagli ai posti letto e questi sono... Mentre tu vai avanti al corteo, quindi ti sistemi, perché vedo che il corteo è iniziato a camminare e praticamente si sta avviando verso Piazza Municipio. Avevi intervistato dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Proprio dal Movimento 5 Stelle di Venafro ci è arrivata una presa di posizione. Praticamente il Movimento 5 Stelle di Venafro dice che le soluzioni che sono state messe in campo sono avulse sia dall'andamento dei dati relativi al fabbisogno sanitario degli utenti, sia dalle vere cause che hanno portato a una crescente privatizzazione e prodotto dunque l'indebitamento. Questa è la loro posizione. E dicono gli attivisti di Venafro che si assiste per questo alla strategia portata avanti da Frattura, che tende a ridurre il debito aumentando l'effetto delle cause che l'hanno prodotto, realizzando questo attraverso un sempre maggiore taglio di servizi e favorendo ancora di più l'arricchimento ai privati. Inoltre ha portato anche dei numeri il Movimento 5 Stelle di Venafro in questa nota che ci ha inviato in redazione. Dice che la privatizzazione sanitaria assegna ai privati per le cure in convenzione oltre 150 milioni di euro l'anno, che tendono a 200 e oltre con il nuovo piano operativo di Frattura. E praticamente questa privatizzazione di 150 milioni in sintesi l'anno, dicono i 5 Stelle, farebbe venire meno nelle casse regionali circa 45 milioni l'anno sempre. Invece, passando alla privatizzazione a 200 milioni, ne consegna nelle casse regionali, cioè mancherebbero nelle casse regionali addirittura 60 milioni. Quindi, in sintesi, il taglio dei servizi sanitari resi è maggiore rispetto a quelli occorrenti, mantenendo costante la percentuale di privatizzazione. Il disavanzo si ridurrebbe riducendo, dicono i 5 Stelle, la privatizzazione. Questo dicono, poi portano anche degli esempi, che è appunto l'esempio di Venafro per avvalorare questa tesi. Come tu prima, Pasquale, ci dicevi, il piano operativo è stato tenuto nel cassetto per tanto tempo. Questo ha generato uno scontro non soltanto politico, ma uno scontro anche sociale. Ci sono state delle manifestazioni, come la manifestazione di piazza a Isernia, ma anche all'interno e davanti al Consiglio regionale addirittura sono stati bloccati i lavori. Frattura aveva iniziato a parlare di questo piano sanitario in maniera frammentaria, facendo degli incontri sul territorio. Poi aveva promesso un tour che si è fermato alla prima tappa, cioè alla provincia di Isernia, quando il presidente è stato fortemente contestato in maniera aspra, e quindi si è fermato il tutto. Poi in quarta commissione c'è stata l'audizione, dopo un botta e risposta con la stessa Nunzia Lattanzio, presidente della commissione e soprattutto esponente della maggioranza di Frattura, e Frattura ha reso pubblico questo piano operativo, le 130 pagine, che in buona sostanza che cosa prevedono? Che gli ospedali di Larino e Venafro non sono più tali ma diventano dei poliambulatori, che gli ospedali di Isernia e Termoli restano delle strutture ospedaliere ma sono accessorie rispetto
a quella centrale portante che è Campobasso Ospedale Unico. Quindi significa questo che il Veneziale e San Timoteo manterranno i reparti ma con una sostanziale riduzione dei posti letto. Il San Francesco Caracciolo di Agnone invece sarà ospedale di zona disagiata con riduzione anche qui dei posti letto, e poi c'è quel tema cruciale a cui tu accennavi e che è stato fortemente contrastato, cioè che l'ospedale Cardarelli è ospedale centrale ma rientra nel progetto di integrazione con la Cattolica, perderebbe in quest'ottica i reparti di cardiologia e oncologia che passerebbero alla Fondazione Giovanni Paolo II. E l'interrogativo che si pongono in tanti è come avverrebbe questa riorganizzazione e questo tipo di integrazione. A far discutere c'è quella delibera di giunta regionale che prevede l'indennizzo economico alla Cattolica per spostare nella sua struttura tutti i reparti del Cardarelli, proprio perché il Cardarelli è considerato fatiscente e non a norma. Tutto questo e tanto altro, ma soprattutto i tagli, sono stati gli argomenti del dibattito e dello scontro con Frattura, che viene visto sempre più questo presidente arroccato nel palazzo e poco incline al dialogo con la gente. Intanto continuiamo a vedere le immagini, se possibile, di questo corteo dove c'è tanta gente e c'è questo fortissimo malcontento nei confronti del piano operativo. La gente vuole che la sanità rimanga pubblica perché è un diritto. La gente è disperata, la gente ha difficoltà ad andare avanti e non vuole vedere tagliate le cure, cioè non vuole pagare per avere quelle che sono le cure essenziali. Pasquale, se mi ascolti, non so se hai qualche altro contributo, ecco, ti vedo tra la gente, ascoltare i cittadini, quei cittadini che stanno manifestando, che stanno partecipando alla manifestazione. Ecco, Tonino, ho qui con me il dottor Franco Carrozza, oncologo dell'ospedale Cardarelli, che da tecnico a questo punto ci può spiegare con dovizia di particolari e con perizia soprattutto quello che sta accadendo. Il reparto di cui lei fa parte, da quello che si legge dalle carte, dal piano operativo straordinario, verrà praticamente smantellato e passerà alla ex Cattolica. Qual è il vostro stato d'animo, quali sono le vostre proposte e soprattutto cosa replicate? Il nostro stato d'animo è quello che si può immaginare, cioè noi abbiamo lavorato ormai da 20 anni per mettere in piedi una struttura, un reparto che avesse credibilità, che fornisse ai nostri pazienti un'assistenza adeguata, di livello. Pensiamo di esserci raggiunti. Il nostro scopo in questi anni ci è sembrato alla portata, e la nostra credibilità in mezzo alla cittadinanza di Campobasso e del Molise ce lo testimonia. Purtroppo queste decisioni ci stanno penalizzando, ovviamente il nostro stato d'animo è quello di persone che hanno lavorato per nulla. Ecco, i pazienti rispetto a questo percorso che appare incomprensibile a molti, voi avete il polso diretto della situazione, come vivono questo disagio? Beh, sono sbandati, confusi, disorientati. Noi ovviamente quotidianamente cerchiamo di rasserenarli, rincuorarli, perché nessuno li abbandonerà. Penso e spero che su questa decisione ci si possa ritornare e riorganizzare le cose in modo più adeguato, per noi pensiamo anche più ragionevole. Qualche proposta l'abbiamo anche fatta, ma non mi sembra che ci siano le orecchie giuste per ascoltare. Ringraziamo il dottor Carrozza. Dicevi, Tonino, da studio che uno dei temi cruciali è quello dell'integrazione Cardarelli-Cattolica. Ti leggo così una piccolissima lista di quello che di fatto salterà poi al Cardarelli: salteranno neurochirurgia, malattie infettive, geriatria cancellata completamente, oculistica, otorino, oncologia e cardiologia, come dicevamo. Verranno pressoché dimezzate ortopedia e urologia. Qui il corteo è veramente lunghissimo, siamo adesso lungo via Crispi e tutta via Crispi è piena di gente e c'è già parte del corteo che è arrivato in via Mazzini. Io, in attesa di sentire qualche altro medico o soprattutto qualche altro paziente o cittadino, ti darei la linea per qualche contributo che abbiamo preparato. Certo, Pasquale,
Infatti vedo che c'è tanta gente, il colpo d'occhio è notevole, se mi dici che da via Crispi già ci sono delle persone in via Mazzini, il corteo procede anche abbastanza velocemente. Come dicevamo, il malcontento è diffuso in tutta la regione, e a Isernia, a Larino, a Termoli, ad Agnone. Allora, proprio a questo proposito, noi abbiamo preparato dei contributi, abbiamo ascoltato la gente molisana in merito alla sanità e a questo piano di riorganizzazione della sanità che la regione vuole realizzare, e siamo andati davanti all'ospedale di Isernia e abbiamo ascoltato appunto le persone con Sergio Di Vincenzo. Se la regia è pronta, possiamo mandare il contributo di Sergio Di Vincenzo, che ha ascoltato le persone davanti all'ospedale veneziale di Isernia. Un attimo, è quasi pronto il servizio, eccolo. Per me, per cui vengo qua, mi assistono. Certo, loro hanno i loro problemi, e sono parecchi come problemi. Non c'è molto spazio per ricoverare, non ci sono camere. E in questo chi può dargli torto? Loro lavorano 24 ore su 24, facendo il massimo, però è chiaro che hanno bisogno di più, ci vorrebbe di assumere altro personale. Ci troviamo io a un disagio, perché noi siamo di Agnone, Agnone l'ospedale lo stanno chiudendo, e ci troviamo in disagio a fare la strada da Agnone per venire qua. Però qua l'ospedale ancora funziona bene, ma Agnone non funziona più. In linea di massima, non è che va male. Perché almeno alle volte che mi è capitato di venire in pronto soccorso sono stati abbastanza veloci, molto disponibili, non è che hanno abbandonato i pazienti, quindi non è che mi posso lamentare. Non teme che i tagli possano far peggiorare le cose? Questo sì, penso proprio di sì, ma non di poco, ma di molto. Come vanno le cose qui all'ospedale di Isernia? Va male, va malissimo, non solo Isernia, dappertutto. Funziona abbastanza bene tutti i reparti, io ci sto qua dentro... Non vedo niente di male, come dicono, funziona quasi tutto, diciamo. Siamo preoccupati, è una cosa che non va assolutamente bene, bisogna vedere cosa fare, questi politici nostri devono vedere un po' cosa fare, ritornare indietro a certe decisioni e far ripristinare il tutto, perché non va assolutamente bene, anche per... Ma per tutto, anche per gli esami, bisogna aspettare tanto di quel tempo, non va bene. Io mi sono trovata bene, posso dire anche una piccola storia che mi è successa, che sono stata male perché sono incinta e da Roma sono venuta qui a Isernia per farmi curare. Mi hanno trattato benissimo al reparto di ginecologia. La situazione non è certo confortante, perché si sente sia attraverso la stampa ma anche attraverso la mentela dei cittadini che il settore sanitario è quello che meno dà servizi. E questo preoccupa specialmente la fascia di utenza che ha meno possibilità economiche per poter anche accedere a centri ospedalieri oppure nelle grandi città, cliniche universitarie. Dovrebbero un po' dare qualche maggiore attenzione sia ai politici sia agli amministratori, perché Isernia non serve soltanto un'utenza locale, ma si riversano anche persone della Campania e anche a volte dell'Abruzzo, quindi è necessario secondo me intervenire economicamente e non tagliare. Come mi trovo all'ospedale di Isernia? È una cosa che poveracci, pure loro che hanno sulle spalle tutti i malati, per fare un'ecografia, che sto a pezzi proprio, e sono dovuta venire quattro volte. E poi uno si inserisce, perché gli farai pure bene a quella povera gente, dei medici e cose varie. Ma va male? Va male, va male. Credo sia abbastanza critica. Con il mestiere che faccio, più volte accompagno persone qui nell'ospedale veneziale.
e sento ovviamente le lamentele delle varie persone, signore, signori, chiunque siano, insomma. E io personalmente spero che le cose possano cambiare, soprattutto ecco, in vista di quelle che sono le nuove elezioni, perché oggi sentiamo a destra e a manca di ecco, promesse nel settore della sanità, anche nel settore della sanità, speriamo che poi effettivamente qualcosa di concreto si possa fare. Io penso che qua a Isernia questa sanità si dovrebbe interessare un po' di più, perché noi, per noi qua è un centro che ogni volta dobbiamo andare molto lontano per farsi qualcosa. Allora, se questo nostro centro riescono tra loro a dire che cosa dobbiamo fare quando veniamo qua, evitiamo di andare lontano. Ma lei non si sente assistito bene qui? No, che non mi sento assistito bene, è che non c'è troppa puntualità, c'è troppo assenteismo. Malissimo, perché ho visto proprio stamattina nel pronto soccorso gente in aspettativa, dalle 8 di stamattina ancora stanno lì al pronto soccorso, quindi come potete vedere la sanità qui non funziona. Credo che veramente la situazione sia completamente allo sbando. Le dico una cosa, mi trovo qui casualmente perché ho accompagnato una collega che si è sentita male in ufficio con una crisi cardiaca. Siamo qui ad aspettare perché c'è una situazione al pronto soccorso assolutamente insostenibile. C'è solo da sperare che qualcosa cambi. Mi auguro veramente, insomma, non ci si deve arrendere a questa realtà. Deve cambiare qualcosa in questa città, perché se perdiamo anche il bene alla salute, il diritto alla salute, credo che veramente è finita la città. Queste dunque le voci da Isernia. Intanto vedevo il corteo che è già arrivato lungo Viale Mazzini davanti alla caserma dei Carabinieri e vedevo anche Pasquale Di Bello. A Pasquale volevo dire una cosa, cioè ieri ci sono state delle dichiarazioni da parte del presidente Frattura, ha detto le proteste non fermeranno la riorganizzazione. Frattura è convinto di aver realizzato un piano nel quale non è penalizzata la sanità pubblica, evidentemente non sono d'accordo le persone, i comitati e i movimenti che stanno manifestando in piazza, e lui ha detto che se non riuscirà a fare questa riorganizzazione non si ricandiderà. E queste sono le dichiarazioni che ha fatto ieri quando doveva venire Renzi, il premier Renzi, per il patto, per firmare il patto per il Molise, ma non è arrivato, causa pioggia, causa maltempo. Ecco Pasquale, queste sono le dichiarazioni di Frattura in contrasto con quanto invece si dice in piazza e con il senso di questa manifestazione che sta procedendo velocemente, questo corteo verso piazza Municipio. A te di nuovo la linea, Pasquale, se hai ancora qualche voce, perché vedo anche tanti cartelli, tanti slogan, la salute è un diritto, la sanità deve rimanere pubblica. È così, Tonino, la migliore risposta credo a Frattura e anche a Renzi sulla, come dire, sui fischi e sulle proteste. Frattura ha detto non mi farò fermare, non mi farò intimorire. Credo che più delle parole parlino le immagini. Il corteo è ancora fermo in parte in piazza San Francesco, ha già riempito tutta via Crispi, via Mazzini e si sta dirigendo la testa del corteo verso piazza Municipio. Io credo che una stima verosimile possa parlare di 4-5 mila persone, credo sia la manifestazione più grande che ci sia mai stata in Molise contro un presidente della regione e contro una riforma sanitaria che sembra scontentare tutte. Donne sul piede di guerra contro la riforma sanitaria. Da dove venite? Cosa chiedete? Io vengo da Campochiaro. La sanità è di tutti, il dovere di curarsi è di tutti. Io penso che sia la cosa più importante salvaguardare la nostra sanità, che è una cosa abbastanza importante. Campochiaro si incrocia spesso e volentieri con il presidente Frattura, avete fatto... Ecco, rientriamo, abbiamo sentito... La sanità, il vostro impegno prosegue, questa manifestazione è un punto di partenza, certamente. Giustamente, perché sono cose importanti alle quali noi teniamo moltissimo. E la salute è quella che noi teniamo in primis, e sia con le biomasse che salvaguardare, cioè noi salvaguardiamo la nostra salute in tutto e per tutto. Ecco Tonino,
qui si rimpallano anche degli slogan. Quello più urlato a squarciagola è frattura, frattura, sciagura. E noi proseguiamo qui all'interno del corteo, ripeto, ci saranno 4-5 mila persone davanti a noi in questo momento, le bandiere del sindacato. Ricordiamo che la CGIL è scesa massicciamente in campo per la difesa della sanità pubblica. Vediamo qui un altro volto noto della politica, ma qui lo intervistiamo, chiediamo un parere. Massimo Romano, anche lei in piazza per la sanità pubblica. Ci mancherebbe, una bellissima manifestazione, c'è veramente tantissima gente. Questa è la risposta pacifica, civile ma inequivocabile di una parte di Molise che a mio avviso ormai è maggioritaria, che non ci sta più a subire questi soprusi che avvengono sulla pelle e sulle spalle dei molisani, dei pazienti e dei contribuenti. Questa presenza così massiccia, devo dire che è un segnale di incoraggiamento per tutte le persone che veramente vogliono risvegliarsi e vogliono stare con la schiena dritta. Bene, Frattura dice che non si farà spaventare dai fischi. Mi sembra che però questa manifestazione imponente, forse una riflessione la imporrebbe al presidente commissario. Infatti questi fischi a mio avviso non hanno la finalità di farlo spaventare, hanno la finalità invece di fargli capire che c'è un Molise che ha capito il bluff che abbiamo subito nel corso delle ultime elezioni regionali. Questi fischi rappresentano e costituiscono un messaggio: non si può utilizzare la sanità per sigillare accordi elettorali o patti, diciamo, di coalizione a danno dei cittadini molisani. Stanno chiudendo interi reparti della sanità pubblica e non vengono nemmeno sfiorati i soliti amici degli amici. Questo ormai è uno scherzo che si è compreso. Questa protesta dovrebbe indurlo, a mio avviso, perlomeno a prendere atto che lavorare nelle segrete stanze non paga più. Questa diciamo, mobilitazione è il segnale di un recupero della democrazia molisana. Se non ne terrà conto, secondo me farà un errore, ma credo che sia difficile non tener conto di questa manifestazione spontanea e di popolo, non ideologizzata e nell'interesse del diritto costituzionale alla salute di tutti i cittadini. Bene, ringraziamo Massimo Romano. Sentiamo un altro attivista da tempo in prima linea, Walter Dell'Omo da Isernia. Qual è lo stato d'animo degli isernini di fronte a questo smantellamento della sanità? Ma lo stato d'animo degli isernini è quello chiaramente di un forte, forte malessere, perché teniamo presente che proprio l'altro giorno a Isernia hanno chiuso diabetologia, il pronto soccorso allo stremo e il reparto di medicina, sono pochissimi medici. Purtroppo dobbiamo dirci una cosa, che questo presidente, il nostro presidente Frattura, sta smantellando la sanità pubblica perché sta pagando il suo dazio politico. Sappiamo tutti come è stato eletto Frattura, democraticamente, civilmente, però i voti della sua vittoria vengono da una persona che sappiamo tutti è il capo della Neuromed e l'ha fatto diventare presidente della regione. Ecco, come potete ascoltare, si intrecciano i temi della sanità anche con i temi politici. È chiaro che oggi qui si è coagulato un malcontento che, partendo dalla sanità, esprime moltissime altre criticità di questa regione, il lavoro in primis. Non a caso, come dicevamo prima, la CGIL è in prima fila. Ci sono qui degli attivisti del sindacato. Il sindacato è in piazza, la CGIL è in piazza. Lei da dove viene? Io vengo da Campobasso, contrada Feudo. E Frattura, chi sta a fanculo, sono Istica, ha già rovinato qua. Ecco, al di là della rabbia, che cosa chiedete? La rabbia, io un boccasso mese alla piazza, di la verità. Ecco, come sentite, gli animi sono anche molto, molto esasperati, evidentemente il malcontento è forte. Noi vediamo di raggiungere, ma sarà
difficile veramente, perché c'è un mare di gente, la testa del corteo. Per qualche altra intervista ripasserei la linea allo studio per ascoltare se possibile altri contributi preparati. Sì Pasquale, almeno dalle parole, dalle tue parole, quindi si evince che e anche dalle immagini che la gente è davvero tanta, perché alcuni sono ancora in prossimità di Piazza San Francesco, altri stanno arrivando in Piazza Municipio per il comizio finale, dunque poi si fermeranno, ci sarà ancora tempo per ascoltare le persone prima che inizi il comizio, prima che inizino a parlare gli organizzatori di questa manifestazione. Diceva Pasquale, ci sono almeno 5.000-6.000 persone, dunque il doppio rispetto a quelle che erano state stimate a Isernia, una manifestazione che sembra a questo punto riuscita, perché c'è una massiccia partecipazione in un mercoledì, un giorno in cui si lavora nel pomeriggio, sono arrivati anche da altre regioni, il malcontento è palpabile, si può davvero toccare con mano, e ci sono anche toni abbastanza esasperati nei confronti della classe politica per quelle che sono le riforme, la riforma sanitaria, e per quello che si sta mettendo, e secondo molti non si sta mettendo in campo in tema di lavoro, di sociale, di turismo, di cultura e di altro. In tanti dunque considerano fallimentare questa esperienza politica del governo regionale. Vedete ancora tanta gente, vedete le bandiere e gli striscioni. Avete sentito anche le parole dure di Massimo Romano e anche di altre persone che sono state intervistate da Pasquale Di Bello. Come diceva, noi abbiamo anche diversi contributi e ci sono anche le interviste alle persone davanti al San Timoteo di Termoli. Anche lì la gente protesta, non vuole i tagli e vuole mantenere il presidio. Ma intanto Pasquale, ti vedo lì davanti al corteo, ci sono anche delle fasce tricolori, dunque sono dei sindaci che hanno aderito, riconosco Gigino D'Angelo e altri. A te allora cedo la linea, Pasquale, prima di far vedere altri contributi. Sì, ci sono in piazza anche numerosi sindaci, Gigino D'Angelo. Questa è una grossa manifestazione, un segnale importante per questa regione. È una giornata importante oggi, è un segnale forte per Frattura, che la sanità pubblica insomma va tutelata, va migliorata e il territorio va rispettato. Noi abbiamo bisogno di una sanità pubblica di qualità e abbiamo bisogno di una medicina sul territorio che riesca a garantire un servizio importante per le nostre comunità. Ecco, abbiamo anche il sindaco di Santa Capito per una battuta. Bene, siamo qua perché stiamo facendo una battaglia giusta, non contro la politica ma contro quello che può essere la sanità del futuro della nostra regione, in particolare anche della nostra provincia di Isernia. Che cosa chiedete alla regione? Di cambiare strada? Questa è una manifestazione imponente, ci saranno 5-6.000 persone in piazza, una manifestazione che a memoria d'uomo non si ricorda. Chiediamo alla regione di riflettere bene su quello che è il progetto generale della nuova sanità nel Molise e di lavorare insieme affinché venga garantita la sanità a tutti nel senso specialmente ai più deboli e più bisognosi. Bene, grazie, ringraziamo il sindaco di Sant'Agapito, ci avviciniamo al sindaco di Casa Calenda, Michele Giambarba, uomo storicamente di sinistra, lo possiamo dire senza ombra di smentita. Questo governo regionale è un governo di centrosinistra, ma in piazza c'è il popolo oggi. Che cosa sta accadendo? Un cortocircuito? Ma sta accadendo che la popolazione, il popolo, le amministrazioni stanno dicendo ai nostri governanti di essere più attenti sulle scelte strategiche della sanità, anche perché su questo si vive e si può anche morire. È un discorso di giustizia, e quindi il mantenimento dei LEA, il mantenimento del territorio rispetto anche al discorso dell'aziendalizzazione è fondamentale. Ecco, sindaco, una
una sinistra che taglia soprattutto sulle fasce deboli e che va verso la privatizzazione del sistema sanitario. Qualcosa non va, non crede si debba aprire un dibattito al vostro interno? Ma qualcosa non va sicuramente. La scelta è stata sempre quella dell'integrazione del privato rispetto al pubblico, ma è il pubblico, la sanità pubblica che deve andare avanti. La percentuale operata in questo periodo ci sembra, anzi, è effettivamente eccessiva rispetto alle esigenze e anche ai normali standard di vita e di esistenza sanitaria. Bene, ringraziamo Michele Giambarba, mentre in sottofondo il camper che apre il corteo manda non a caso forse Money dei Pink Floyd, perché qui si parla soprattutto di una riforma dove non si mira alla sanità ma si mira soprattutto a fare profitto. Sentiamo però un sindaco che è colpito direttamente da questo piano, sindaco Sorbo, Venafro praticamente perde l'ospedale. Questo è quello che vogliono fare, ma chiaramente noi ci stiamo opponendo con tutte le nostre forze perché questo non accada. Non è una questione di ospedale, è una questione di diritto alla salute dei cittadini di quel territorio. Noi stiamo facendo con il comitato tutto ciò che era possibile fare ed è possibile fare e fino alla fine non molleremo, su questo non c'è alcun dubbio. Sindaco, la Regione nottetempo, con quello che tutti chiamano un colpo di mano, ha abrogato alcuni articoli della vecchia legge sanitaria che di fatto vanificano i ricorsi al TAR, tra cui anche quello del Santissimo Rosario. Che fare a questo punto? Questo è un fatto grave, veramente molto grave, perché mi è sembrato di approvare un provvedimento che aveva proprio quella finalità di togliere ai cittadini e ai comitati la possibilità di combattere. Adesso stiamo valutando anche col vice sindaco Ricci, che è legale del comitato, il mio vice sindaco, tutte le iniziative che si possono ancora fare sul piano giuridico. Bene, grazie sindaco Sorbo. Avviciniamo il presidente della provincia, Rosario De Matteis, anche la provincia di Campobasso, vicina ai cittadini. Cosa chiede? Ma la provincia è presente non solo come personalmente come figura istituzionale, ma come cittadino. Noi siamo preoccupati per la salute dei cittadini molisani. Non ci piace il piano di riordino sanitario e vogliamo che innanzitutto il Consiglio regionale si riappropri delle proprie competenze, che è la programmazione sanitaria. Non è possibile che le decisioni vengano prese in una sede di partito e con due parlamentari che non c'entrano niente, quindi questo è quello che noi chiediamo. Mi meraviglio che non tutti i sindaci, sono pochi i sindaci che partecipano, io ho mandato 84 lettere per invitarli a manifestare in una situazione, perché si difende il territorio, si difende la salute dei cittadini, e questo è un fatto molto grave per chi non ha partecipato. Speriamo che chi di dovere capisca che bisogna rivedere un po' il tutto. Grazie Presidente, andiamo verso lo striscione che apre il corteo, quello del Forum per la difesa della sanità pubblica, che ricordiamolo è quello che ha organizzato questa manifestazione. Presidente Testa, credo che questa risposta di popolo sia, come dire, inequivocabilmente un successo per il Forum. Sicuramente sì, noi ci aspettavamo di avere questa gente. E credo che siamo, speravamo in 2000, ma credo che siamo più in 3000. Siamo molti di più. Molti di più, quindi questo qua mi riempie di gioia perché la regione ha risposto alla nostra chiamata. Voi siete all'inizio del corteo, ma noi che veniamo dal fondo, il corteo, parte del corteo adesso sta ancora lasciando Piazza San Francesco, quindi è piena tutta via Crispi, via Mazzini, e ci stiamo avviando verso Piazza Municipio dove... Siamo allora verso i 5.000. Il Molise ha risposto alla chiamata, questo è il significato di questa manifestazione. Abbiamo chiamato a raccolta tutti a favore della sanità pubblica e il Molise ha risposto a questo appello. Ecco, il presidente Frattura però dice che non si farà intimidire dai fischi e dalle proteste. Nessuno lo vuole intimidire, gli chiediamo soltanto di annullare questo piano e venire a discutere con le popolazioni molisane un reale piano sanitario condiviso. Ecco, non porre a nessuno un piano sanitario
così disastroso. Ecco, il corteo ci parla di oggi. Domani che cosa farà il forum dopo questa risposta di popolo? Domani vedremo, perché aspettiamo adesso la risposta di Frattura. Questa non se l'aspettava forse, questa risposta del popolo molisano. Non è una risposta di Campobasso o una risposta dei medici o una risposta di pochi, è una risposta di tutto il popolo molisano, che non accetta questo tipo di politica sanitaria privatizzata. Bene, ringraziamo Italo Testa, presidente del Forum per la difesa della sanità pubblica. In piazza c'è anche il sindacato, Susanna Pastorino. Uno dei temi cruciali di questa riforma è il blocco del turnover. Cosa chiede il sindacato? Assolutamente che, come lui ha più detto e promesso più volte, che riusciva a farsi sbloccare, vogliamo lo sblocco del turnover, vogliamo il rinnovo di tutti i contratti del pubblico impiego. Questa è la migliore risposta che si poteva dare, non solo a Frattura, ma anche a livello più alto, nazionale, a tutta la struttura commissariale. Tengano presente qual è la volontà del popolo che li ha eletti. Ecco, il Presidente del Consiglio, il Premier Renzi, era atteso qui da noi per presentare il patto per il Molise, che poi ai dati di fatto si è rivelato in un pacco per il Molise, nel senso che poi non è venuto. Molti pensano fosse una manovra costruita apposta per oscurare il senso di questa manifestazione. È un retropensiero oppure qui c'è tutto il malcontento del Molise? No, davvero, io non posso pensare che fare di queste congetture assolutamente. Credo invece che non c'era proprio questo appuntamento a livello governativo, perché se uno va a vedere sul sito risultano soltanto le regioni di Abruzzo e Puglia. Quindi che è stata tutta una manovra pro qualcosa ce lo potrà dire solo il governatore. Sappiamo però che comunque entro fine mese il Premier dovrebbe venire qui in Molise a siglare questi famosi patti, di cui vorremmo conoscere ampiamente come si svilupperanno poi sul territorio. Ecco, ringraziamo Susanna Pastorino. Io sentirei qualche altro operatore sanitario. Vedo qui nel corteo vicino a me Michela Musacchio e Daniela De Capua, che sono state due delle attiviste che hanno messo in piedi questa manifestazione grandiosa. Soddisfatte? Beh, direi proprio che siamo più che soddisfatte. Questa è una manifestazione importante. Ci eravamo sbilanciati all'ultima conferenza stampa dicendo che questa sarebbe stata la più importante degli ultimi 20 anni. Beh, è meglio anche di quelle per il divorzio, grazie a Dio. Il che vuol dire che il gradimento di questi politici e di questo piano sanitario è veramente sottoterra. Daniela De Capua, lei è stata una delle attiviste che hanno fatto una sorta di porta a porta per convincere i molisani a scendere in piazza. Le si legge in faccia l'entusiasmo, però come abbiamo chiesto al presidente Testa, il corteo parla dell'oggi. Domani cosa farete? Frattura dice che non arretrerà di fronte ai fischi e alle proteste. Ma io sono sicura che se gli è rimasto un barlume di raziocinio, basterà solo un barlume per farlo ritornare sui suoi passi. Andare avanti, nonostante una manifestazione di questa portata, rientriamo in attesa che la sanità non va bene, continuare. Ecco, stavamo sentendo insomma Daniela De Capua, una delle organizzazioni. Deve andare a casa, deve dimettersi, perché non rappresenta più nessuno. Ecco, vediamo anche gli studenti in piazza che manifestano. Siete scesi in piazza a sostegno della sanità pubblica, anche gli studenti si saldano a questa grande manifestazione. Che cosa chiedete anche voi? Ma certo, è normale che anche gli studenti scendano in piazza, perché comunque noi crediamo nell'incrocio delle lotte e siamo qui per rivendicare un welfare sanitario che vada verso il pubblico, e riteniamo assolutamente giuste tutte le rivendicazioni del Forum sulla Sanità Pubblica, al quale noi partecipiamo attivamente, Comunione degli Studenti. Grazie, vediamo, ci sono salti generazionali, passiamo dagli
dagli studenti vediamo anche molti, molti anziani che stanno marciando qui lungo il corteo. È davvero una manifestazione imponente, ma il dato centrale è questa saldatura tra diversi corpi sociali, perché, ripetiamo, in piazza non c'è solo il forum per la sanità pubblica, ci sono i sindacati, ci sono gli studenti, ci sono gli anziani, ci sono le associazioni di categoria, ci sono Libera ad esempio, ci sono altre associazioni come quelle di quartiere di Campobasso, c'è insomma una protesta generale e massiccia che una riflessione a questo punto dovrà pure imporla al presidente Frattura. Non teme i fischi, però ci sono diverse generazioni, ecco, altri studenti in piazza. Qual è il senso della vostra partecipazione? Gli studenti dell'università sono sicuramente sempre attenti alle dinamiche del territorio, soprattutto quelli molisani. Oggi sono presenti i collettivi, le rappresentanze studentesche, che intanto faccio anche in bocca al lupo per le elezioni che sono state effettuate proprio in questa giornata. E l'università può dare tanto alla sanità e purtroppo non è stata mai ascoltata. E questo anche il rettore è un appello che ha lanciato più volte. Noi siamo qui in quanto innanzitutto cittadini di questo territorio. Se possiamo dare anche uno sprono ad ascoltare quelle che sono le istanze dell'università, ci farebbe piacere. Ecco, è un segnale importante questo del ritorno degli studenti in piazza. Non si vedeva da un po' partecipazione di questo tipo con bandiere studentesche, e anche alcuni giovani sono avvicinati ai partiti, li ho visti con alcune bandiere in mano. Per me è una bella immagine, perché sono comunque cresciuto in questi ambienti e mi fa piacere ritrovarli in piazza a distanza di anni. Grazie. Ecco, Tonino, noi ci stiamo avvicinando adesso in piazza Municipio, dove, lo ricordiamo, il corteo confluirà e dove ci saranno gli interventi programmati dei rappresentanti del forum e delle altre associazioni. Noi andiamo a prendere posto in prossimità del palco per altre interviste, e ripasso a te la linea in studio. Sì, Pasquale, quello che è emerso, insomma, la sintesi l'ha fatta Italo Testa. Italo Testa ha detto: il Molise ha risposto alla chiamata. Ci sono le immagini parlano, c'è tanta gente e dunque una risposta adesso la politica dovrà pur darla. Non si può essere sordi ai fischi, non si può essere sordi alle richieste della gente, non soltanto dei movimenti, non soltanto delle altre parti politiche, ma c'è la gente e dunque la classe politica è chiamata a rispondere soprattutto alla gente che ha votato, e domani dunque si attende una risposta, ma sarebbe bello avere una risposta anche dal Premier Renzi su questa presa di posizione da parte della gente sulla sanità, quando verrà per firmare il patto per il Molise, perché la sanità rientra a pieno titolo in questo patto, e infatti ne ha parlato anche il governatore, ci sono fondi stanziati anche per quello. Inoltre c'era un'altra riflessione da fare e l'ha fatta Rosario De Matteis: ci sono sì i sindaci, ma si vedono e si notano alcune defezioni. Ecco Pasquale, proprio su questo volevo una riflessione: ci sono delle defezioni di alcuni sindaci anche di comuni importanti. Sì, è chiaro, pensiamo a Larino, ad esempio abbiamo sentito il sindaco Notarangelo, la preoccupazione è quella di una distruzione dell'indotto che ruota attorno ad un ospedale. Larino fino a pochi anni fa, fino a una decina di anni fa, era un presidio importantissimo rispetto al quale si rivolgeva per esempio le zone dell'area del cratere, ma dello stesso Basso Molise, ed era un indotto quello che si muoveva attorno a Larino, che dava lavoro e prosperità a famiglia e esercizi commerciali. La perdita dell'ospedale fatalmente determina una caduta verticale anche dell'economia che ruota attorno a questi centri, ed è davvero singolare. Abbiamo assistito poche settimane fa, è venuto il Presidente della Repubblica
Mattarella qui in Molise per varare il centro studi sulle aree interne e sugli Appennini che sono dello spopolamento, ma è chiaro che se andiamo anche a smantellare i presidi che rappresentano la salute e l'economia è che possiamo inventarci tutti i centri. Sarà un fenomeno che non verrà certo, di certo arrestato. Intanto mentre noi proseguiamo con la nostra diretta, il corteo è arrivato in piazza Municipio. Qui è stato predisposto un poco e ascolteremo adesso gli interventi degli oratori che si alterneranno per commentare questa che, lo ripetiamo, è una manifestazione che forse a memoria d'uomo non si ricorda dalla fine degli anni 70, dalla famosa manifestazione che ci fu a Termoli contro centrali nucleari. Anche lì era un tema legato alla salute, anche oggi si parla di salute. È chiaro che la risposta della gente quando si toccano certi argomenti c'è ed è forte ed è trasversale, soprattutto perché, ripetiamo, questa è una riforma voluta da un presidente di centro-sinistra, ma qui c'è larga parte della sinistra e forse questo dovrebbe imporre a frattura una riflessione. Noi non sappiamo se il presidente della regione sta vedendo questa nostra diretta, probabilmente sì, perché è chiaro ed è suo interesse capire quello che succede, ma forse davanti a questo spettacolo di popolo e di gente una riflessione, ripetiamo, è necessaria. Grazie, ecco Pasquale. Tonino, noi intanto adesso cerchiamo. Riprendo la linea intanto dallo studio e ti ringrazio per il contributo, sei stato proprio nel cuore della manifestazione e praticamente ci hai dato un contributo, un resoconto perfetto, intervistando proprio le persone rappresentative di questo corteo. Pasquale, in attesa che tu raccolga altre interviste, noi abbiamo preparato diversi contributi, come quello a Termoli, altro centro, altra città, dove c'è l'ospedale Sant'Imotio e dove le polemiche anche non mancano. Fabrizio Chionero ha raccolto le voci delle persone davanti all'ospedale all'interno del Sant'Imotio. Sentiamole. Ci troviamo davanti all'ospedale Sant'Imotio di Termoli. In questo periodo di incertezza, di tagli e di proteste, ascoltiamo le opinioni dei cittadini, dei pazienti e delle loro famiglie che si rivolgono alla sanità pubblica molisana. Devo dire che riguardo al personale sono veramente eccellenti, sono bravissimi, si impegnano tanto. Però i tagli ci sono, si sentono questi tagli e infatti loro lavorano in condizioni a volte veramente al limite. Che cosa chiedete? Io non chiedo niente, chiedo quello che chiedono tutti quanti, specialmente quelli che soffrono e che hanno i problemi, però lo Stato dovrebbe mettersi un po' la mano sulla coscienza. Si avvertono gli effetti dei tagli? Certo, esatto. Che il personale scarseggia e i pazienti ne soffrono. Se chiamo un infermiere o un medico per arrivare, campa cavallo, erba cresce. Per lei, signora, le liste d'attesa come sono per fare un esame? Lunghe, lunghissime. Io sono stata 2 mesi ricoverata qui adesso, però molto tempo per... Che reparto com'è andata? Nel reparto ci stanno le persone brave, persone da dire, sì, ci stanno medici bravi, stanno medici che sono menefreghisti anche. Tagli nella sanità, problemi per i pazienti, lei come vive questa situazione? Beh, non è tanto facile, proprio adesso che ho la moglie anche qui ricoverato, però qui a Termoli c'è un ospedale abbastanza, appunto, molto comodo, sembra che tutti si lamentano. È abbastanza, appunto, sei pulito e quel po' si danno da fare, quello che devono fare. Naturale, poi ogni paziente ha la sua difficoltà, le sue cose, però qui quelle che possono farlo lo fanno volentieri. Io ho la moglie già da una settimana e più e stava abbastanza bene come cure. Quindi questo ospedale va difeso e salvaguardato? No, questo ospedale va proprio difeso e che sia qui. Infatti poi dopo di qui la manderanno poi a Larino. Se a Larino lì lo chiuderanno e qui appunto chiuderanno anche qui, come dicono, poi bisogna andare a Campobasso e lì è molto difficile, specialmente con la macchina,
è naturale una persona anziana andare su e giù, invece qui c'è molto comodo, qui io vengo 10 volte al giorno appunto per portargli quelle che devo portarci, e grazie appunto anche al Molise e all'ospedale qui che si dà abbastanza da fare, sono contento per questo. È preoccupato per il futuro della sanità regionale? Un pochino, sì, un pochino. Lei qui in ospedale come si è trovato? Ci sono stati dei disagi? Ma disagi, c'è un po' di carenza per il personale. Manca il personale e quindi un po' di disagi ci sta. Cosa chiede alla politica? Alla politica che posso chiedere io? Non... più attenzione verso, diciamo, verso la sanità, verso le strutture sanitarie, verso tutti. Diciamo a me che ho avuto molte esperienze, questa è la prima esperienza, quindi diciamo che per me è tutto bene, perché ho avuto bisogno, subito sono intervenuti e questo è quanto, insomma. Come si è trovata qui in ospedale? Mi sono trovata bene, sei gentilissima, veramente benissimo. Funziona la sanità pubblica? Ma io spero che l'ospedale rimanga aperto, che ho sentito voci sia a Larino in altri posti che magari si chiude qualche leva, però spero che non sia così. Veramente per noi malati di categoria, nel senso di noi lavoratori normali, ecco. Ha riportato una frattura, tempi di intervento? Ma sì, normali, nella norma, sì. Sono stata benissimo, si mangia bene. Non, ecco, la cosa che dico è che voglio lanciare questa idea. Speriamo che teniamo l'ospedale ancora a termine, Larino, quindi per me dovrebbe essere così, per noi cittadini normali, ecco. E spero che succeda. Perché è importante un ospedale pubblico? Per tutte è importante, solo che abbiamo il governo non è bello, fratture quello penso solo per lui, per nessun altro cittadino, questo è tutto. Non ci dovrebbero essere i tagli, perché bisognerebbe assistere al completo, in tutti i settori, le persone. Dove vanno? Devono andare fuori poi? Secondo me è questo. Per lei, signora? Condivido le affermazioni della mia amica e purtroppo abbiamo dei grossi problemi di spostamento, anche se siamo, diciamo, in un certo senso benestanti, però basta solo che una persona da sola, anziana, non ha la macchina o non può guidare, non sa guidare fuori il proprio centro abitato e si ritrova in gravi difficoltà logistiche, perché io devo andare a prendere il pullman, devo andare a prendere il treno, ecco, come mi è accaduto di recente, e invece se tutto è strutturato in modo tale, è importante per quelli che hanno bisogno, per le persone che, diciamo, in un momento di crisi corrono e trovano gente magari efficienti. Ecco, intanto torniamo subito in piazza Municipio a Campobasso, dove ci sono cori e dove stanno già delle persone sul palco, e tantissime sono le persone che si sono già sistemate in piazza Municipio per il comizio finale. Una manifestazione, dicevamo, che sembra essere riuscita, perché sono davvero migliaia, almeno 5-6 mila le persone stimate che hanno risposto all'appello del forum a partecipare a questa manifestazione, lo ricordiamo e lo sottolineiamo, in favore della sanità pubblica e contro la riforma, contro i piani operativi. Ecco, vedete appunto le immagini, non so se Pasquale Di Bello, che ha preso posizione proprio in testa lì al corteo, ci sa dire a che punto è, cioè se sono arrivati tutti, se stanno arrivando tutti e qual è la tempistica, perché vedo che ci sono anche dei cori, anzi sento i cori.
Allora Tonino, sul palco è già salito il presidente del Forum per la salute pubblica, Italo Testa, che terrà un intervento, ma si attende che giungano qui in piazza il resto dei cittadini scesi per strada. Come ricordavi tu da studio, si parla di 5-6 mila persone, una manifestazione imponente. Ecco, vedo adesso che cominciano gli interventi, quindi lascerei la parola alle immagini presenti del forum. Ok, allora dicevo, a nome di tutto di tutte le organizzazioni che fanno parte del forum, io non si sente ancora bene, quindi sistemiamo qualcosa dell'audio per poter ascoltare gli interventi. Vedo, come annunciavi tu, Italo Testa, il presidente del forum, che sta per prendere la parola e sta per sintetizzare questa giornata per gli organizzatori entusiasmante, questa manifestazione, proprio perché la gente sta arrivando. Ecco, vedevo anche Daniele Ricciuto che si stava sistemando sul palco per effettuare delle migliori riprese. Come dicevamo, c'è tanta gente, c'è la società civile che ha risposto, i sindacati, c'era la CGIL, abbiamo visto in prima fila, c'erano gli studenti che hanno partecipato in maniera massiccia e convinta in difesa della sanità pubblica. C'erano gli operatori sanitari, c'erano i medici, c'erano gli infermieri e c'erano i movimenti, il Movimento 5 Stelle abbiamo visto, ma anche altri, c'erano i candidati, diversi candidati sindaco e i sindaci di diversi comuni, oltre al presidente della provincia. La salute è un diritto che va tutelato, è stato ribadito. Ecco, vediamo tante persone che si sono già sistemate in piazza Municipio per ascoltare gli striscioni, c'è un clima deciso, ecco questo che ci sembra di cogliere dalle parole delle persone in piazza e dalle immagini. Ecco Pasquale, se l'audio è stato sistemato, io ti cedo ancora la linea. Ecco, intanto sentiamo anche i fischietti, vediamo le scritte che compaiono, la nostra salute va tutelata, è quello che dicono. Dunque il Molise ha risposto alla chiamata, è un po' questo il tema della giornata, e si aspettano, ribadiamo, le risposte da parte della politica. Intanto sul palco sono iniziate le prime dichiarazioni, insomma iniziano i comizi. Ecco, c'è qualcuno che parla e non ho capito bene chi sia. Adesso ce lo facciamo dire da Pasquale Di Bello, se abbiamo ripristinato l'audio. La sanità pubblica molisana da tutti i territori del Molise. Ecco Tonino, in questo momento stanno parlando i rappresentanti delle associazioni di quartiere di Campobasso, in attesa, come dicevo, che giunga qui in piazza il resto del corteo per assistere ed ascoltare l'intervento conclusivo del presidente del Forum Testa. Dicevamo di una manifestazione riuscitissima, che cosa hanno chiesto sostanzialmente? Ecco, adesso sta parlando Giovanni Venuto del Comitato Santissimo Rosario di Venafro. Vediamo se riusciamo ad ascoltare in diretta l'intervento. Allora, tre cose veloci. Anno 1947, i padri costituzionali hanno scritto che il lavoro e la sanità sono intoccabili e nessuno le può levare. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa importante. Il signor Frattura, che pensa di essere il governatore di tutto e di tutte le cose, ha una qualità, 2, 3, 4, e sono fatti suoi, sono belle e gliele lasciamo al servizio di chi lo ha votato e chi lo voterà. Ma tutte le altre qualità l'hanno messo al penultimo posto delle 20 regioni italiane.
adesso vi dico la terza cosa, che è la cosa più grave. Esattamente una settimana fa, tre anziani di Venafro mi hanno chiamato al telefono, avevano fatto una terapia la sera prima, hanno fatto la terapia la mattina dopo e dalle 8:30 erano seduti davanti a un laboratorio per fare un'analisi molto importante. Hanno aspettato fino alle 13. Alle 13:30 è uscita l'infermiera e ha detto: il dottore che deve farvi l'analisi sta operando a Isernia, non potrà venire, tornate la settimana prossima. Uno di questi anziani aveva bisogno di quell'analisi perché il giorno dopo doveva portarlo all'ospedale per essere ricoverato e operato d'urgenza. Questo è il discorso che può capitare a chiunque. Allora io oggi ho detto, e anche ieri lo dirò anche domani, la sanità purtroppo può colpire in qualsiasi momento il bisogno di ognuno e tutti devono difenderla con i denti. Non è possibile! Non è possibile! E chiudo con la cosa più grave ancora. L'ospedale di Venafro aveva 6 milioni di utile ogni anno perché venivano dalla Campania, venivano dal Lazio, venivano da tutte le parti intorno a Venafro. Quei 6 milioni erano gli unici utili che l'ospedale incassava. Questo signore è stato capace di chiuderlo piano piano, ridurlo all'osso, mettendo in pericolo la vita delle persone, ma soprattutto quei soldi sono stati girati agli altri che stavano in perdita. E continuerà così. Voi dovete difendere la sanità, ma anche i vostri soldi, perché con i vostri soldi loro non possono arricchirsi. E vi lascio perché voglio sentire un solo grido dagli antichi sanniti che avevano gli attributi, e voi siete un popolo sannita, e io lavoro da 20 anni qui e quindi mi sento un molisano, e questo signore e altri come lui hanno avuto il coraggio di telefonare a delle aziende che io rappresento dicendo: dite al dottor Venuto di darsi una calmata. Il dottor Venuto ha detto a queste aziende: da domani ve li vendete voi i vostri prodotti. Bravo! E dite di andare a fare in culo. Grazie, abbiamo... Allora, lo ribadisco, da questo palco parte la voce da tutti i territori del Molise. Abbiamo ascoltato Venafro, io cedo la parola al Comitato Provietri di Larino, la sua rappresentante. Buonasera a tutti. Siamo qui oggi tutti per una ragione, per dire basta ai soprusi che ci stanno perpetrando. Ve lo ricordate Frattura in campagna elettorale che diceva basta, basta, ve lo ricordate? Oggi siamo qui per dire noi basta a lui, basta! Non hai mantenuto uno di impegni che hai preso con i cittadini, adesso devi andartene via! Non vogliamo! Non vogliamo le tue scuse domani! Pretendiamo le tue dimissioni oggi! Oggi devi andartene! Non è vero! Non è vero che non ci sono i soldi per mantenere i nostri ospedali! Queste sono tutte favole che ci vengono a raccontare! Il problema è che se li intascano in pochi questi soldi. Oggi ci è venuto a dire che per la prima volta, poiché c'è lui, c'è il pareggio di bilancio. Non è vero niente, le altre regioni gli hanno dovuto dare 30 milioni extra e adesso si vanta che c'è il pareggio di bilancio. Non è vero, siamo in continuo disavanzo perché ci ha chiuso completamente la sanità pubblica. Ma quella privata evidentemente non è indicata per accontentare i fabbisogni di tutti noi cittadini. Stiamo andando tutti fuori regione, ecco che cosa sta succedendo. E naturalmente dovete sapere che ci sono queste strutture private che erano nate per bacini di utenza enormi, ma naturalmente non sono stati capaci di attrarre anche le altre regioni perché sono in una zona impervia, non ci riescono ad arrivare dalle altre regioni, quindi sono qui a curare solo i molisani e ci costano il quadruplo di un ospedale pubblico, avete capito?
vincente e che non ha più niente. Oggi dobbiamo dire a questi signori che se non mantengono i loro impegni non è come una volta che siamo tutti zitti e buoni. Oggi diciamo basta, noi non vi vogliamo se non mantenete quello che promettete. Avete capito? Ma guardate bene, qui c'è un altro problema. Noi abbiamo combattuto le battaglie anche davanti alla giustizia, ma naturalmente non viene rispettata neanche quella. È calpestata, noi non siamo più in una democrazia, questo lo dobbiamo ben avere in mente. Questo è un regime, è un regime! E vi voglio dire solo una cosa, non pensiate che abbiamo fatto questa manifestazione oggi ed è finita. Io sono 8 anni che combatto, dovete starci tutti i giorni a combattere. Grazie, allora io le ribadisco, tutti i territori del Molise sono rappresentati su questo palco. Perché la sanità pubblica molisana è sotto attacco in tutti i territori del Molise, dappertutto. E da questo palco e da questa piazza 5.000 cittadini stanno dicendo no al piano di riordino sanitario di frattura. Allora io chiedo a Marcella Stumpo per le associazioni basso molisane, non la vedo, di avvicinarsi al palco. E intanto cedo la parola al comitato Pro Cardarelli di Campobasso e alla sua rappresentante, prego. Sì. Allora, questo 5.000 non ci convince, siamo molti di più. Ed è il risveglio da un incubo oggi, da un incubo che dura da decenni in questa regione. È l'incubo di un governo di cosiddetto centrosinistra, che smantella pezzi della sanità pubblica funzionante di questa regione e li regala su un vassoio d'argento al clero o all'altra struttura, private entrambe. Il comitato Pro Cardarelli ha respinto già dal 2010 in poi un attacco violentissimo di smantellamento dell'unico ospedale regionale con valenza regionale che ci fosse nel Molise da parte dei vari governi regionali che si sono susseguiti. Noi abbiamo respinto un attacco di integrazione, quindi di disintegrazione del Cardarelli, e siamo ancora pubblici grazie in questa provincia, grazie al comitato Pro Cardarelli. Noi viviamo quotidianamente il dramma degli operatori e dei pazienti che si difendono stringendo denti e aggrappandosi con le unghie sui vetri per mantenere un livello decente di prestazioni sanitarie e di cure. Io credo che almeno il 50% delle persone che sono qui stasera si siano rivolte al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli o ai pronto soccorsi degli ospedali regionali e hanno ottenuto sempre una risposta. Questa risposta va peggiorando in maniera drammatica di giorno in giorno. È ora che si cambi, per cui da oggi si parte con una lotta vera e durissima contro questo governo regionale. Adesso ci vedo meglio. Ne siamo 10.000, ne siamo! Ne siamo davvero tanti, ne siamo. Abbiamo ascoltato i comitati di Venafro, di Larino e di Campobasso. Io cedo la parola per le associazioni del Basso Molise
a Marcella Stumpo. Brava! Io credo che esistano dei cardini fondamentali senza i quali non possiamo più dirci democrazia, e sono la sanità pubblica, la scuola pubblica e una giustizia indipendente. Tutte cose che ci stanno togliendo. Senza la capacità di lottare per difendere queste cose, e in primo luogo oggi la sanità, noi non siamo più cittadini, siamo sudditi. E non credo che a nessuno piaccia essere definito suddito. Per questo io credo che con qualunque mezzo, pacifico, ma costante, con una adunata costante, con una chiamata continua, per la quale noi tutti i giorni dobbiamo essere in trincea, possiamo ancora salvare quello che è il nostro diritto fondamentale, senza il quale noi non avremo più nulla da raccontare ai nostri figli di quella che è stata la nostra storia, la storia di una Costituzione gloriosa nata dalla Resistenza, che ci ha garantito quello che prima era privato per tutti e che poi è diventato pubblico per tutti e pubblico di qualità. Perché gli ospedali del Molise erano ospedali di livello alto, erano ospedali dove le cure erano anche cure amorevoli, dove c'era un rapporto umano, grazie al piccolo numero di abitanti della nostra regione. E ora abbiamo medici chiamati a gettone, cioè soltanto per soldi, che fanno salti mortali da un capo all'altro, umiliati, umiliati. E assistiamo alla perdita progressiva della nostra stessa esistenza. Nella Costituzione americana, che è la Costituzione di un paese che io non amo, premetto, però sta scritto che quando un governo impedisce la realizzazione del diritto alla vita e alla felicità dei suoi cittadini, quei cittadini hanno il dovere di alzarsi in piedi e di rovesciarlo. Ed è questo che noi molisani ora siamo chiamati a fare qui e saremo chiamati a fare a ottobre per difendere questa Costituzione dell'articolo 32. Grazie a Marcella Stumpo per le associazioni Basso Molisane. Il 31 marzo a Isernia sono scese migliaia di persone a tutela della sanità pubblica. Oggi ne sono scese ancora di più e siamo tantissimi, ne siamo. Allora io vorrei passare la parola per il comitato Pro Veneziale Isernia Bene Comune di Isernia, Lucio Pastore. È una cosa bellissima, siete proprio in tanti, cioè è la sensazione di una comunità che si riforma. Quello che hanno distrutto costantemente, quello che hanno rotto in questa popolazione, oggi si sta riformando, e grazie a tutti voi. Frattura dice che non se ne frega della piazza, ma lui deve sapere una cosa, che lui è non nient'altro che un nostro dipendente. Noi siamo i suoi azionisti. Se lui non vuole stare a sentire noi, se ne deve andare. Quello che noi abbiamo visto. È una cosa assurda l'arroganza di chi pensa di non tenere conto del suo popolo. È proprio questo quello che noi critichiamo. Lui sta distruggendo un bene comune. La sanità è un bene di tutti. Non si può far profitto sulla sanità. Non puoi andare a distruggere realtà esistenti e funzionanti perché le devi cedere a qualcuno che deve fare soldi. È esattamente questa la sua operazione, un'operazione tremenda, bestiale, ed è un'operazione sperimentale in Italia da portare sul resto della penisola. Guardate che è l'unica regione che nel suo complesso sta smantellando completamente la sua realtà pubblica per cederla a dei privati.
il che provvederà in futuro a far sì che si diffonderà nel resto della nazione questo modello e poi si passerà alle assicurazioni private. Quello che era un diritto universale diverrà un diritto per pochi. In queste elezioni in alcuni territori sta favorendo quelle persone che si legano a lui e cede pezzi di struttura pubblica pur di avere voti. Ed è una cosa tremenda. Noi non dobbiamo finire qui. La lotta deve continuare perché da questo momento la comunità deve riprendere ad essere artefice dei propri destini. Loro stanno lì perché noi li abbiamo mandati e se non ci vogliono stare a sentire devono andare via. Noi dobbiamo. Mantenere la sanità come un bene comune, lo dobbiamo fare per noi, per il Molise, ma anche per il resto dell'Italia. Da qui deve partire una rivoluzione, ma una rivoluzione vera per il bene di tutti. Grazie a tutti voi. Noi ci apriamo alla chiusura, chiuderà poi gli interventi, il presidente del forum, dottor Italo Testa. Io prima di passare la parola al presidente del forum vorrei chiamare sul palco un cittadino campobassano aderente al forum per la difesa della sanità pubblica, vorrei chiamare Luca Praetano. Buonasera a tutti. Io molto si è detto dei numeri, effettivamente siamo, dicevo, molto si è detto dei numeri e sicuramente siamo tantissimi. Per me è molto più importante invece la trasversalità, il fatto che riusciamo a rappresentare tutti i cittadini. Vedo molti sindaci e questo mi fa molto piacere perché evidentemente si nota che i territori stanno cominciando a notare che qualcosa non funziona. Forse ci abbiamo messo anche troppo tempo. Finalmente ci siamo riuniti, è bene che da domani continuiamo su questa strada. Non possiamo finire oggi con questa manifestazione. Purtroppo il diritto alla salute ce lo minano giorno per giorno, quindi da domani il forum continuerà a fare le sue azioni con la speranza che i cittadini che oggi sono presenti qui in piazza continueranno a dare il loro sostegno. Questo è noi quello che cerchiamo, perché solo in questo modo, uniti, riusciremo in qualche modo a cambiare le cose in questa regione. Grazie. Grazie Luca Praetano. Allora, va bene, allora io passo la parola al presidente Italo Testa. Passo la parola al presidente Italo Testa. Allora facciamo parlare tutta la piazza, facciamo parlare. Allora io ricordo che questa manifestazione regionale, una manifestazione pubblica
E noi abbiamo dato la parola a tutti quanti i territori. Tutti quanti i territori. Ma succede casino, scusami. No, no. Tutti vogliono parlare. Sì, esatto. Vogliamo parlare tutti. Allora, io, scusate, noi non possiamo dare... Abbiamo dato la parola a tutti quanti i territori, abbiamo dato la parola a tutti i territori. Vabbè. Innanzitutto un caloroso abbraccio di Armando Grilli di Menafra al popolo molisano. Per secondo vi dico poche parole e vado via. Questi signori che hanno parlato hanno detto tante parole belle, ma gli è mancato forse qualcosa meglio di dirvi a voi popolo molisano. Popolo molisano! Ancora abbiamo un briciolo di poter fare qualche cosa, ancora abbiamo una speranza, ma la speranza è una sola. Se ascoltate a un signore che era quinta elementare, dovete ascoltarmi, che noi, popolo molisano, innanzitutto io rivolgo una parola alla prefettura e una parola a tutti voi sindaci che siete qua in prima linea, ma nessuno si è presentato qui o davanti a parlare. Sindaci, perdonatemi, ma io ho qualcosa di voi tutti sindaci. Che voi sindaci molisani, anche voi ci avete affossato a questa condizione, perché voi non avete nessuno tutelato, non avete tutelato, chi avete tutelato voi? Questi siparietti sono il sale delle manifestazioni, lo avete capito? Alleluia! Alleluia! Io mai avrei pensato che all'età mia, ormai oltre 80 anni, sono stato richiamato in servizio per cercare di riportare un po' quella che è la sanità nostra a quello che erano i valori della nostra sanità, riportarli oggi. Sanità pubblica che noi volevamo uguale per tutti, quando cercammo di ottenere l'833 lo ottenemmo. L'hanno distrutta piano piano. E i risultati sono questi, che giorno per giorno stanno privatizzando, e questa privatizzazione passa sotto i nostri occhi, che probabilmente distratti, perché della sanità, diciamocelo francamente, ci interessiamo solo il giorno che ci sentiamo male. I giorni che non ci sentiamo male, quando passiamo dinanzi a un ospedale, facciamo le corna, ci grattiamo. Questo è il nostro modo di vedere. Invece la sanità ce la dobbiamo conquistare giorno per giorno, se no ce la levano. Ce la levano come ce la stanno levando. E come ce la levano? Stanno dando tutta la sanità ai privati. E come stanno facendo?
chiudono gli ospedali senza aver prima fatto una medicina sul territorio, creando delle strutture che sostituissero gli ospedali, di modo che la gente si trova oggi col culo per terra, perché non c'è l'ospedale, non c'è il territorio. Questa è la situazione in cui ci viene a trovare la gente. E quindi è inevitabile che la gente si ribelli, e la vostra presenza qui ci dimostra quanto state incazzati per questi fatti che stanno facendo. E ancora, prendono pezzi degli ospedali pubblici, li danno ai privati. Perché li danno ai privati? Perché chiudono gli ospedali? Perché vogliono distruggere quello che abbiamo creato nel giro di 40 anni? Perché per avere quel Cardarelli noi abbiamo faticato sangue e sudore. E perché? Perché non ce lo volevano dare. E perché non ce lo volevano dare? Perché ritenevano che fosse l'ospedale dei comunisti, perché c'ero io. Questa è la situazione oggi. E oggi torniamo in pista per riprenderci un po' il nostro ospedale. Perché è una cosa veramente grave. Ci dicono che quelle cose che stanno facendo le stanno facendo perché vengono ordinate da Roma. Non è vero. Io non ci credo. Queste sono decisioni che sono state prese qui nel Molise perché volute da coloro che sono i depositari dell'economia e di conseguenza della possibilità di fare eleggere questi nostri governanti, no? Non mi mettete le parole in bocca. Sì, e quindi praticamente questa è la situazione. Però il pericolo grosso qual è? Che questa operazione che stanno facendo di cambiare piano piano la sanità da pubblico a privato, facendo delle cose che la legge non prevede, è una cosa che viene osservata con un certo interesse dal governo centrale, perché se passa questa linea nel Molise possono far passare tutte queste porcherie a tutti i livelli. E quindi noi dobbiamo difendere la nostra sanità pubblica, ma dobbiamo difendere la sanità pubblica anche degli altri territori, delle altre regioni. Su questo dobbiamo essere convinti, che la nostra azione è un'azione che parte da qui ma deve arrivare ovunque. Questo è il punto, questa è la situazione oggi. Quindi attenzione, tutti assieme dobbiamo lottare per questo. La sanità pubblica è un diritto, la sanità privata è un privilegio. Esistono poi delle formazioni che vengono chiamate quelle dei fessi d'oro, li chiamano gli altri, non io rispetto la volontà di tutti. Questi dicono che allora non importa se la sanità è pubblica o privata, basta che sia efficiente. Sarebbe un ragionamento logico se non ci fosse un difetto alla base. Qual è questo difetto? Tutto ciò che viene investito nella sanità pubblica resta nella sanità pubblica. Quello che viene dato al privato in sanità, una parte lo devi togliere perché serve per il profitto. Profitto che è una cosa giusta che quando uno investe, però lo togli alla sanità quel privato. Quando loro danno di più al privato e tolgono al pubblico, danno più al profitto e meno alla salute della gente. Questa è la situazione in cui ci veniamo a trovare. Che succederà domani quando si farà la valutazione del Molise che ha risposto no al piano frattura? E qualche cosa dovrà succedere. Che cosa chiediamo noi? E innanzitutto chiediamo che non stiano più a sentire questi stranieri che vengono e danno consigli fraudolenti ai nostri politici. Diciamo a Frattura che deve ritirare il piano sanitario, e se lo vuole fare deve farne uno
confrontandosi con i molisani, confrontandosi con noi. Non ci può calare un piano sanitario dolendo così, senza che noi ci riveliamo. L'appello, quello che devono stare attenti però non è solo frattura, perché questo affollamento di oggi dice pure a tutti i consiglieri regionali che di notte, come i ladri cambiano le leggi per non farlo sapere, devono capire che i molisani non sono più disposti a tollerare queste cose. I molisani rivogliono la loro dignità e gliela debbono ridare tutta intera. Grazie. Bene, avete sentito le parole dei rappresentanti dei vari comitati sul territorio, le parole conclusive di Italo Testa, parole forti, parole dure. Questo 5.000, il numero che è stato detto dei partecipanti alla manifestazione, non ci convince, è stato detto siamo di più, ancora lotta vera e durissima contro questo governo regionale, ancora si è sentito dalla piazza e dal comizio dimissioni per il presidente Frattura, ancora parole dure, siamo in un regime, non finisce qui, la protesta deve continuare oltre questa manifestazione di piazza. Non siamo cittadini, ha detto qualcuno, ma siamo sudditi, e questa parola, sudditi, non ci piace sentirla. Con qualunque mezzo pacifico dobbiamo lottare per salvare un diritto fondamentale che è appunto quello della sanità, difendere l'articolo 32 della Costituzione. Poi ancora una comunità che si riforma dopo la distruzione, e poi ha detto Pastore, Frattura è un nostro dipendente, noi siamo gli azionisti, e se non vuole ascoltarci se ne deve andare, così ha detto in risposta alle sue dichiarazioni che i fischi e le proteste non avrebbero fermato la riforma, deve tenere conto del suo popolo, Frattura, tutto questo, se non tiene conto del popolo è arrogante. Ancora si è parlato di trasversalità, c'è stata tutta la società civile, e poi è inevitabile che la gente si ribelli e le decisioni devono essere prese in comune accordo, cioè il piano sanitario deve essere fatto ascoltando la gente, i comitati, ascoltando le parti interessate. Questo il senso un po' di tutti gli interventi che si sono succeduti sul palco. Vedo Pasquale Di Bello a conclusione di questa giornata storica per il forum, proprio con il presidente del forum, l'ultimo che ha parlato, Italo Testa. E allora Pasquale, ti cedo la linea per le conclusioni. Bene Tonino, come le immagini di Tele Molise hanno documentato, è stata una giornata straordinaria, tutto il Molise, da tutti gli angoli del Molise, i cittadini sono scesi in piazza per dire no alla riforma voluta dal presidente della regione Paolo Di Laura Frattura, ci sono stati dei richiami forti alla politica, i consiglieri regionali non a caso sono stati messi sotto accusa per aver approvato nottetempo un provvedimento che ha cancellato quello
che rimaneva scritto nella legge sulla sanità pubblica per dare spazio alle scorribande di questo nuovo piano operativo. È stata una giornata determinante, non credo di sbagliare nel dire che questo è un avviso di sfratto per Paolo Di Laura Frattura, richiamato a dialogare con le parti sociali, con le parti in causa. Io chiuderei qui per poi riprendere immediatamente dopo, abbiamo qui Italo Testa, il presidente del Forum per la Salute Pubblica, che ha appena concluso il suo intervento applauditissimo, e lo risentiremo nel corso del telegiornale. Il telegiornale. Allora, intanto io vorrei ringraziare Pasquale e te, ma anche i tecnici che hanno permesso questa diretta. Noi andremo avanti con la diretta, ma con il telegiornale, e dunque ci ricollegheremo adesso con te, Pasquale. Dunque volevo ringraziare i tecnici Daniele Ricciuto e anche Michele Pece. Vorrei ringraziare Angelo Pompei dalla regia e Marco Presutti dalla messa in onda. Dunque, come mi dicono dalla regia, noi proseguiamo, andiamo avanti, iniziamo proprio adesso il nostro telegiornale delle 19.30. Allora Pasquale, ci ricolleghiamo con te. Bene, allora chiudiamo questa diretta, la diretta della manifestazione a Campobasso, la manifestazione per la sanità pubblica e contro i piani operativi del governatore Frattura. Ringraziamo voi per averci seguito e fra poco dunque il telegiornale. Buona serata. Tutti i martedì alle 21 su Telemolise, Odontoiatria 33. Prenditi cura del tuo sorriso. Un programma a cura del dottor Vincenzo D'Amico. Parti con noi per un viaggio in Molise, ogni giorno su Telemolise. Un programma in collaborazione con Simona Fashion, Arredamenti Testa, Villaggio Turistico e Sala Ricevimenti Ciocca. Una cliente che cerca il mobile particolare da Harlem Design. Che fate? Intervistiamo, vuole darci qualche impressione sull'ambiente? Ma io cerco la novità, il diverso, qualcosa che emozioni, che si distingua. E l'ha trovato qui ad Harlem? Sì, eccolo qui, qui c'è tutto. Basta guardarsi intorno. E dopo aver apprezzato...